Ciao, questo è un nuovo video. Anche se sono un po' indietro, magari con le uscite che vi faccio magari vedere cose magari già uscite da magari qualche giorno, però volevo fare un video il mio solito degli acquisti manga che adesso in questo video vi faccio vedere solamente manga e magari nel prossimo quando mi arrivano altre cose magari riesco magari a mettere anche dentro i miei soliti magari fumetti, quelli da edicola, però per adesso faccio vedere solamente i manga. Come primo che vi faccio vedere, anche se mi ero dimenticato pure io di prendere l'ultimo numero per riuscire a completare la serie, magari più avanti, magari se riesco faccio un video magari solamente dedicato a questo manga che ho visto che anche se mi mancava l'ultimo per completarla, però volevo fare un video dedicato solamente a questo, perché il primo che vi volevo fare vedere era questo qua che è l'ultimo che anche se è uscito già da un po', però era il tredicesimo di Else Paradise, che come manga era molto bello, che costa 5,90 a volume, che nell'ultimo questo qua c'è anche lo Shikishi dentro, e ho visto che nella scatola del pacco che mi è arrivata mi hanno messo pure dentro proprio anche come si dice, anche il poster proprio di Else Paradise che non ce l'avevo ancora questo poster, però anche se io di solito magari non li appendo magari i poster, però questo qua come poster di Else Paradise era sembra non è brutto come poste, però ho visto che me l'hanno messo dentro la scatola. Poi come segna libri ho visto che mi hanno messo sicuramente che c'avevo di già che sicuramente gli erano avanzati. Mi hanno messo qua un segnalibro di Kaiju No 8 e niente. Dopo continuando magari con i manga, non so se adesso non mi ricordo se nei video in qualche video vecchio che ho già fatto ve l'avevo già fatto vedere, però adesso che mi è arrivato, mi è arrivato anche il volume normale, l'ho voluto mettere dentro lo stesso in questo video. E alla fine, come si dice, ho preso il romanzo di Demon Slayer, I segnali del vento, che è questo qua, che Demon Slayer, anche se che io alla fine lo sto continuando, anche se ho sentito che molti lo stanno criticando come manga, però io lo sto portando fino alla fine, che adesso siccome che siamo già arrivati al numero 20 ne mancano gli ultimi tre, però lo voglio come manga Demon Slayer, lo voglio
portare fino alla conclusione e sono riuscito a prendere anche, mi sono preso due, come si dice, quelli, il 20 Demon Slayer, quello con, in edizione limitata con 16 postcard dentro, che costa anche 8,90 euro, questo qua con le card dentro, che sono riuscito a prenderne due. E niente, che adesso che dovrebbero mancare gli ultimi tre di Demon Slayer, che per adesso nel pack mi hanno spedito solamente questa qua in edizione limitata, nel pacco che ho già ordinato mi devono mandare ancora il numero 20, quello normale, senza le 16 postcard. Però adesso vi volevo far vedere questo qua con le cartoline, cioè con le cartoline, con le postcard dentro, che dovrebbero essere 16. Poi ho preso il numero 3 di Call of the Night, che è un manga sui vampiri, che è capitato che ho voluto che ho letto il numero 1 e sembrava carino, come mi aveva dato una buona impressione il primo, e lo sto continuando adesso che sono arrivato magari al terzo. Volevo magari leggere gli altri due, il secondo e proprio questo, il terzo, per darmi, come si dice, per dare magari una valutazione a questo manga, se magari continuarlo fino alla fine, o magari stopparlo già dall'inizio, che è un manga della J-Pop che costa 6,50 euro a volume. E niente, che adesso volevo tornare e leggere gli altri due che mi mancavano, per darmi magari un'impressione magari migliore, magari per vedere se continuarlo o no. Poi ho preso il numero 21 di Kengan Ashura, che è questo qua, che questo l'avevo incominciato ho incominciato a leggere il manga quando era già, come si dice, oltre al decimo, già che erano già oltre il decimo volume, che era capitato che mi ero guardato l'anime e mi era piaciuto, e dopo mi ero andato a recuperare di colpo tutti i volumi, e adesso piano piano sono riuscito a tornare già da un po', tipo da questo inverno, che sono, come si dice, che sono alla pari con le uscite. E anche con le letture, che questo ho visto che è molto bello, come trama, che anche se non è una trama magari così tanto, magari, come si dice, complicata, però si vedono solamente combattimenti su questo manga, e anche sull'anime, che c'ha la trama che, come si dice, solamente sulle arti marziali, che si vedono solamente combattimenti, e chi piace magari alla gente che vuole vedere gente dove magari si
che è un po' violento come manga, però a chi piace magari le arti marziali, sicuramente come manga gli può piacere. Ho visto che anche se siamo al numero 21, il manga dovrebbe essere la serie di questo qua, dovrebbero essere 28 in totale, e c'è anche un adesso non ho capito bene se è un sequel o un qualcosa si prende, come si dice, tratto da questo manga con altri, con qualche, adesso non ricordo nemmeno di quanto numeri è, però si dovrebbe chiamare Kengan Omega, che è una specie di proseguimento, mi sembra. Però fino al 28 sicuramente, come si dice, fino alla fine, al numero 28, questo sicuramente è uno di quei manga che sicuramente lo finirò, e dopo vedrò se magari prendere anche quella serie che faranno in più. Poi ho preso il terzo di Sangri la frontiera, che chi piacciono i videogiochi sicuramente gli piacerà come manga, che ho preso il numero 3 normale, quello con l'espansione Expansion Pass, si prende del volume 3, che costa anche logicamente di più l'espansione, che costa 8,20 € confronto il 5,20 del numero normale. E come manga ho visto che era molto bello, però anche se non sono uno che si mette, gli piace giocare, che si mette con i videogiochi, ho proprio visto che magari come manga meritava, e lo sto continuando, e magari sicuramente questo, spero di finirlo, e magari non stopparlo, magari più avanti, e niente. Dopo, andando magari avanti con i manga, ho preso il numero 10 di, sicuramente questo è un tipo di serie che sicuramente che sono in pochi che la stanno facendo, però ho visto che è come Sangri la frontiera, però questo qua è un attimino diverso, perché ho sentito gente che chi gioca a questo gioco non ha il manga, e viceversa, chi sta seguendo il manga non è uno che si mette anche a giocare allo stesso gioco, però e sicuramente io sono uno di quelli che sto uno dei pochi che sto comprando il manga, che ho visto che mi stava piacendo. Ho preso il numero 10 di Zelda of the Legend, e niente, che ho visto come manga mi stava piacendo, e lo sto continuando, anche se i numeri ne escono uno ogni quasi uno all'anno, ogni 6 mesi. Non ha un come si dice, non è regolare come manga, come uscite, però lo sto continuando, che da J-Pop, che costa 5,90 euro,
E niente, che sicuramente che è ancora in corso, che non so, adesso non mi ricordo nemmeno io quanti dovrebbero essere i volumi, che avevo visto un po' di tempo fa che anche in Giappone che era in corso anche in Giappone. Non lo so, per adesso magari non sono aggiornato negli ultimi giorni su questo. Su Zelda, magari con Anime Click, se hanno aggiornato magari il sito o qualcosa. Però sto continuando lo sto facendo come serie Zelda, e sicuramente lo continuerò. Dopo, come ultimo manga che vi volevo fare vedere, che questa serie in totale mi sembra 19 volumi, che parla di calcio, che in teoria dovrebbe parlare di calcio, poi come si dice, in un secondo, il calcio in secondo piano. Però mi sono preso il numero 12 di Blue Lock, che come manga mi stava piacendo, e niente, che costa anche 7 euro a volume, che è della Planet, e boh, che fino adesso mi stava piacendo, visto che anche i molti lo stavano seguendo come magari come manga. Sicuramente è uno di quei manga che sicuramente anch'io lo porterò fino alla fine. E niente, co come ultimo manga che vi voglio far vedere è questo. E magari ci vediamo in qualche altro video, anche se le uscite che vi faccio vedere magari sono un attimino in ritardo confronto alle uscite, però ci vediamo sicuramente in qualche altro video, magari più avanti. Per adesso vi saluto e ci vediamo più avanti, in qualche prossimo video che sicuramente faccio. Ciao.